Per 3 giorni San Vittore è stato in rivolta. Al comando del bandito Barbieri e dell'ex gerarca Caradonna, i detenuti avevano catturato 31 ostaggi, tra cui 2 commissari di pubblica sicurezza. Erano armati di mitragliatrici pesanti, di un Panzerfaust, e possedevano 30 kg di tritolo. Alle 15.30 dell'ultimo giorno la polizia sparava la prima cannonata e alle 15.31 compariva la prima bandiera bianca a un finestrone del secondo raggio. Gli arditi della Nembo, della Folgore e della Legnano si sono incaricati dell'operazione. Un silenzio sinistro regna nel carcere. La rabbia degli insorti non ha rispettato neppure il crocifisso. Un primo scaglione di detenuti è fatto uscire mani in alto. Ricordiamo gli ospiti principali di San Vittore. Oltre al Caradonna, il condannato a morte Basile, il noto capitano Marino, uno dei fomentatori della rivolta, un tale Fabio, famoso rapinatore, l'avvocato De Mola, acceso fascista, e il comandante dell'UPC Bossi. Ecco Barbieri. I connotati di questo delinquente spirano cinismo e crudeltà, e i suoi compagni non sono da meno di lui. Regolini. Barbieri II. Mores. Faustini. Bonasegale. Il bilancio delle tragiche giornate si conclude con alcuni morti e numerosi feriti. Continuano ad uscire i detenuti, aria stanca, lo sguardo vuoto. Pare che all'ultimo avessero tentato di scavare una galleria che li avrebbe congiunti con una fognatura, permettendo la fuga. Alle ore 17 risultavano già usciti ben 1351 detenuti. Alle ore 20 i rastrellamenti erano finiti, non mancavano all'appello che una decina di uomini.